Invenzione di Officine Nuccio, non è un'invenzione, bensì è un altro iPad installato, questa volta in quale macchina? Volvo XC90. Bene, e com'è stata l'installazione questa volta? È stato molto particolare. Bene. Abbiamo preso tutti i componenti originali. Sì. E sono stati spostati qua, qua, e qua. Bene, ma questo coso qui davanti, cioè è stato ricostruito ex novo? Qui dentro c'è il display che stava inizialmente nella plancia originale. Ah. È stato ricostruito tutto il supporto con la griglia. Sì. È stato messo in maniera molto ergonomica perché si vede bene. Bene. I controlli di volume stanno qua. Che stavano qui prima. Esattamente, stanno qua. Quindi è stata rifatta anche questa flangia? È stato rifatto tutto. Questo e l'alloggiamento per l'iPad. Ok, l'iPad che adesso tu l'hai messo. Adesso in questo momento c'è il navigatore, quindi possiamo con la musica dell'iPad. Sì, ma prima andiamo a vedere dove abbiamo messo il CD, perché il CD, CD, certo. Sta qua. Benissimo. Possiamo infatti far uscire poco. Fuori. Bene. Ecco. Abbiamo estratto il CD e abbiamo messo dentro il CD. Bene. Che cosa facciamo adesso? Partiamo, ci mettiamo le cinte e partiamo seguendo le indicazioni che ci darà il nostro navigatore. Bene. Questa è una delle altre applicazioni, mettiamo questo tipo di musica. Possiamo alzare naturalmente il volume. Ah, utilizzando i vecchi comandi del... Esattamente, possiamo utilizzare gli stessi comandi originali della macchina, perché sono stati soltanto spostati, non sono stati annullati. Possiamo partire. Bene. Quindi quali sono le peculiarità dell'iPad in auto? Sono molte. Senza andare nel particolare, intanto l'iPad è una autoradio estraibile in questo caso, perché noi possiamo estrarla, portarla via ed arrivare e metterla dentro. Quindi anche i furti, non ti rubano più l'autoradio, la porti via. Certo. Con l'iPad possiamo avere un navigatore, così come le altre applicazioni. Certo. Un navigatore da 10 pollici. Certo. Che non ci sono navigatori da 10 pollici in giro. È un po' difficile. Poi è un all in one, cioè tutto insieme. Esattamente. In uno spazio piccolissimo. Esatto. L'altra cosa è poi quando si sta fermi, ovviamente, si può navigare, si può andare su Facebook, uno va su YouTube, si può guardare anche i film. Esattamente, perché l'iPad può fare... Invenzione di Officine Nuccio, non è un'invenzione, bensì è un altro iPad installato, questa volta in quale macchina? Volvo XC90. Bene, e com'è stata l'installazione questa volta? È stato molto particolare. Bene. Abbiamo preso tutti i componenti originali. Sì. E sono stati spostati qua, qua, e qua. Bene, ma questo coso qui davanti, cioè è stato ricostruito ex novo? Qui dentro c'è il display che stava inizialmente nella plancia originale. Ah. È stato ricostruito tutto il supporto con la griglia. Sì. È
stato messo in maniera molto ergonomica, perché si vede bene. Bene. I controlli di volume stanno qua. Che stavano qui prima. Esattamente, stanno qua. Quindi è stata rifatta anche questa flangia? È stato rifatto tutto. Questo, bene. Questo e l'alloggiamento per l'iPad. Ok, l'iPad che adesso tu l'hai messo, cioè adesso in questo momento c'è il navigatore, quindi possiamo con la musica dell'iPad. Sì, ma prima andiamo a vedere dove abbiamo messo il CD, perché il CD certo. Sta qua. Benissimo. Possiamo infatti far uscire fuori. Poco. Bene. Ecco. Abbiamo estratto il CD e abbiamo messo dentro il CD. Bene. Che cosa facciamo adesso? Partiamo, ci mettiamo le cinte e partiamo seguendo le indicazioni che ci darà il nostro navigatore. Bene. Questa è una delle altre applicazioni, mettiamo questo tipo di musica. Possiamo alzare naturalmente il volume. Ah, utilizzando i vecchi comandi del... Esattamente, del possiamo board. Utilizzare gli stessi comandi originali della macchina, perché sono stati soltanto spostati, non sono stati annullati. Possiamo partire. Bene. Quindi quali sono le peculiarità dell'iPad in auto? Sono molte. Senza andare nel particolare, intanto l'iPad è una autoradio estraibile in questo caso, perché noi possiamo estrarla, portarla via ed arrivare e metterla dentro. Quindi anche i furti, non ti rubano più l'autoradio, la porti via. Certo. Con l'iPad possiamo avere un navigatore, così come le altre applicazioni. Certo. Un navigatore da 10 pollici. Certo. Che non ci sono navigatori da 10 pollici in giro. È un po' difficile. Poi è un all in one, cioè tutto insieme. Esattamente. In uno spazio piccolissimo. Esatto. L'altra cosa è poi quando si sta fermi, ovviamente, si può navigare, si può andare su Facebook, uno va su YouTube, si può guardare anche i film. Esattamente, perché l'iPad può fare